Auto travolge e ferisce un ragazzino di 15 anni di Cassola, il conducente scappa senza prestare soccorso all'appello della madre. Tragedia su Grappa, muore un 70enne colto da malore mentre si accinge a salire la ferrata del Sasso Brusai. Accoglienza profughi, dura presa di posizione del sindaco di Rosao dopo la circolare arrivata ai comuni della prefettura. Legittima difesa, dopo i casi di Stacchi e Mattielli, il dibattito si infiamma anche nel bassanese. Incidente stradale mortale, stamattina a Piazzola sul Brenta a perdere la vita un 67enne del posto. 33esimo premio internazionale Cultura Cattolica consegnato alla sindonologa Martinelli, la Sacra Sindone e il Quinto Vangelo. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito dai titoli apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un'auto pirata ha travolto un ragazzino di 15 anni che ha riportato un profondo taglio ad una gamba. La madre lancia un appello all'investitore e chiede aiuto a chi avesse assistito alla scena. Sentite tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Una tragedia sfiorata e recaccia al pirata della strada che ieri ha travolto e ferito un quindicenne. È accaduto in via Papa Giovanni 23esimo a Cassola. Il ragazzino, che abita a poca distanza da dove è avvenuto l'incidente, stava attraversando la strada per raggiungere l'altro lato del marciapiedi, dove doveva attendere il pulmino che l'avrebbe accompagnato all'allenamento di calcio, quando è stato scaraventato a terra da un'auto. Il conducente si è dileguato, tutto si è svolto in una manciata di secondi. Nessuno si è fermato e non gli ha prestato soccorso, per cui lui ha chiamato me a casa disperato e quindi chiedo a qualcuno se ha visto qualcosa, magari è passato in quel momento, se ci può dare un aiuto, insomma. Tiziana Zilio ha accompagnato subito il figlio al pronto soccorso del San Bassiano con un profondo taglio alla gamba, suturato con più di 50 punti. Per fortuna non ha ossa rotte, però aveva una bella lesione, insomma, si vedeva l'osso sotto. Per cui non era una cosa proprio da poco, insomma, e adesso ne avrà appunto per 20 giorni e anche più, perché l'attività sportiva è ferma, insomma, e deve pazientare. Comunque quello che dispiace è il fatto che non si sia fermato nessuno. Lei lancia un appello. Non va bene, bisogna fermarsi, se succede così uno deve comunque fermarsi per stare in soccorso e vedere almeno cos'è successo, insomma, non si deve scappare. Il minimo. Io lancio un messaggio sia a chi ha fatto succedere questo e anche a qualcuno, se fosse passato in quel momento e avesse visto, adesso magari collegando un po' la situazione, se ci può dire qualcosa, insomma, ecco. Poteva davvero succedere di peggio? Sì, perché bastava sbattesse anche la testa in malo modo, insomma, se ne sentono tutti i giorni di cose così, per cui sì. E chiediamo subito un commento di questa storia al nostro ospite, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Luigi Mazzaro. Buonasera sindaco. Buonasera, saluto a tutti gli ascoltatori, ringrazio anche per l'invito. Naturalmente questa è una brutta storia, c'è solo da augurarsi che i responsabili vengano individuati, perché non ci si può comportare in questo modo. E a proposito di viabilità, a San Zenone ci sarà un casello della Pedemontana, se non erro. Difatti, proprio a sud del paese, seppur in territorio di Riese, però a ridosso della frazione di Carainati, ci sarà un casello della Pedemontana e questo senz'altro porterà un aumento di traffico per quel che riguarda l'immissione dell'arteria. Noi abbiamo fatto un accordo di programma per modificare e migliorare anche la viabilità, perché naturalmente da una parte è un'opportunità per chi arriva a San Zenone, dall'altra è importante valutare l'incidenza per chi abita nel luogo. E rimaniamo sempre con la cronaca ed un settantenne di Tiene è morto per un malore mentre si accingeva a salire la ferrata del Sasso Brusai sul Monte Grappa. L'allarme è scattato quando alcuni escursionisti hanno trovato prima lo zaino dell'uomo e poco distante il suo corpo. Sul posto gli operai del soccorso alpino e l'elicottero del SUEM. Il corpo è stato recuperato con un verricello dell'eli ambulanza. E cambiamo ora argomento e parliamo di profughi. I profughi, se arrivano a Rosà, li porto a Vicenza. Questa è la dura presa di posizione del sindaco Paolo Bordignone dopo la circolare arrivata ai comuni della prefettura.
Se mi arrivano delle persone non fotosegnalate che non so chi sono, io li porto in prefettura perché la prefettura mi deve dire qual è la legge in Italia, se quelli che entrano sono regolari o non sono regolari. Se arrivassero, il sindaco di Rosà Paolo Bordignone è pronto a portare i richiedenti asilo davanti alla prefettura di Vicenza. Nella circolare sulle modalità di accoglienza dei richiedenti asilo arrivata ai comuni proprio dalla prefettura, c'è infatti più di un punto che preoccupa il primo cittadino e pone più di un dubbio su come si stia gestendo l'emergenza. La circolare dice che se i profughi che arrivano sono stati fotosegnalati, la frase dopo dice che nel caso non sono fotosegnalati, qua, da qua si capisce che entrano tutti e qui è il punto della questione, stiamo parlando delle persone che entrano che non sono profughi, che non scappano dalla guerra, prima a Rosà ci sono le persone di Rosà, le persone che vivono e che hanno lavorato di Rosà, poi tutti gli altri. Non solo la fotosegnalazione, ma anche le visite mediche con esenzione di pagamento del ticket per 6 mesi dal rilascio del primo permesso di soggiorno. E poi l'arrivo della circolare è stata interpretata da diverse amministrazioni come preludio ad ulteriori arrivi. Abbiamo già visto il sindaco di Bassano che il prefetto manda persone senza avvisare e credo che il sindaco, che è naturalmente colui che territorialmente la parte in causa è colui che gestisce il territorio, deve essere prima di tutto avvisato. È una mancanza di rispetto che lo Stato ha verso i comuni, verso i sindaci. Mentre a San Zenone ci sono profughi in questo momento, sindaco? In questo momento abbiamo nella località di Liedolo una struttura che è proprietaria alla diocesi di Padova, abbiamo alcuni ragazzi, sono gestiti dalla cooperativa La Goccia, sono lì da qualche mese, problemi finora non abbiamo avuti, studieremo, difatti i prossimi giorni avremo un incontro con i responsabili per capire se in qualche modo li possiamo coinvolgere in qualche lavoretto. Ma sono previsti altri profughi in arrivo? Noi non lei? Abbiamo come comune, non abbiamo strutture pubbliche, sicché per il momento non è previsto alcun arrivo a San Zenone. E invece continuano le polemiche sulla legittima difesa per i cittadini che sorprendono ladri e rapinatori nelle loro proprietà. Dopo i casi di Stacchio e Mattielli, il dibattito si infiamma anche nel bassanese. Quando la difesa può ritenersi legittima? Una questione complessa esplosa a livello nazionale, anche e soprattutto dalla provincia di Vicenza, con una criminalità all'assalto e, ad infiammare dibattito e polemiche, i casi di Graziano Stacchio a Ponte di Nanto, sotto inchiesta per aver sventato una rapina a mano armata, e di Hermes Mattielli, rigatiere di Arsiero, condannato ad un risarcimento di 135.000 euro a favore di due ladri feriti dopo che erano stati sorpresi a rubare nella sua proprietà. Io non so cosa farei personalmente se capitasse situazioni analoghe a quelle di cui abbiamo letto, visto, sentito in questi giorni, perché in quei momenti è difficile controllarsi e il rischio è di perdere l'uso della ragione, motivo per cui io personalmente non terrei mai un'arma in casa. Su come comportarsi davanti ad un ladro in casa ha le idee chiare il sindaco di Albettone, Gio Formaggio. Meglio un brutto processo che un bel funerale. Io non... A casa mia cosa vieni a fare alle 3 del mattino? Butti giù la porta e la finestra, cosa devo darti? Un pezzo di torta e caffè? Ti prendi una pallottola, basta. Resta comunque aperto il nodo di una legislazione che si chiede da più parti di aggiornare. I casi di Graziano Stacchio ed Hermes Mattielli, pur diversi tra loro, per molti sindaci non sono più accettabili. È chiaro che non possiamo arrivare a un nuovo Texas dove c'è uno sceriffo che spara il primo che entra nel saloon o a casa propria, ma neppure si possono assistere a sentenze di giudici che obbligano chi è stato derubato o chi è stato aggredito a risarcire chi invece ha aggredito. Mercoledì prossimo i protagonisti della tentata rapina di Nanto, Graziano Stacchio e Roberto Zancani, il rigattiere di Arsiero Hermes Mattielli e il sindaco di Albettone Gio Formaggio, saranno tra i protagonisti di una speciale serata di Focus, il talk show di Rete Veneta condotto da Luigi Bacialli. Parliamo di legittima difesa, lei cosa pensa? Io penso che proprio in seguito ai fatti gravi che sono successi bisogna modificare le leggi. Non è ammissibile che persone possano entrare nelle case, nelle famiglie, dove la gente o anziana o non anziana, dove la gente dorme, dove ci sono figli, mogli, quant'altro, non può essere accettabile che non ci sia la legge che interviene in maniera pesante. Ecco, io penso che bisogna modificare proprio la normativa. E parliamo ora, cambiamo argomento e parliamo della banca. 80 filiali chiuse entro il prossimo anno e 575 esuberi volontari. Sono due dei punti del piano di rilancio della Banca Popolare di Vicenza ufficializzati dal consigliere delegato Francesco Ilorio.
Entro il 2016 la Banca Popolare di Vicenza chiuderà 80 filiali, 65 in Veneto e 15 in Friuli Venezia Giulia. Ad ufficializzare il nuovo piano dell'Istituto di Credito Berico, il nuovo direttore generale Francesco Iorio, che ha anche confermato 575 esuberi tra i dipendenti, 300 nei primi mesi del 2016, gli altri nel 2020. Saranno però esuberi volontari, ha chiarito Iorio. Il piano prevede infatti che chi rientra in determinate condizioni possa farlo se vuole. Parallelamente sono previste anche 200 assunzioni. La chiusura delle filiali è stata definita da Iorio risultato di una sana e buona gestione. Chiunque fa commercio, ha detto, sia dei negozi non produttivi e non ha possibilità che lo diventino in futuro, sa che è giusto e corretto chiuderli. Tra i prossimi passi è stato annunciato un aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro entro aprile 2016 con offerta pubblica di nuove azioni. Il costo del titolo è di 48 euro per azione, ma l'aumento di capitale sarà fatto a valori significativamente più bassi. Un fattore, ha detto Iorio, che se da un lato può creare scontento perché fa realizzare delle perdite, dall'altro può rappresentare un'opportunità di investimento sulla quale lo stesso DG ha intenzione di puntare personalmente. Dopo l'aumento di capitale, la Popolare di Vicenza potrà anche valutare possibili aggregazioni dentro e fuori il Veneto. Allora parliamo della situazione economica nel suo comune. Sindaco, ci sono segnali di ripresa? Ecco, diciamo, dopo un lungo periodo nel quale purtroppo abbiamo visto la chiusura di tante attività artigianali, industriali nel nostro comune, ultimamente ci sono dei segnali che fanno ben sperare. C'è una attività nuova che si insedierà a breve in uno stabile che era già dismesso, c'è un'iniziativa di carattere commerciale, ci sono richieste specialmente nel campo dell'agricoltura e anche qualche buona abitazione per i figli o per creare delle nuove strutture che si sta muovendo. Bene, quindi una buona notizia, e anche il prossimo servizio parla di una bella notizia. È stato consegnato alla sindonologa Emanuela Martinelli il 33° Premio Internazionale Cultura Cattolica, una vita dedicata a promuovere la conoscenza della Sacra Sindone. Una vita dedicata allo studio della Sindone, 33° Premio Internazionale di Cultura Cattolica Emanuela Marinelli, due lauree in Scienze Naturali e in Scienze Geologiche, romana promotrice assidua della conoscenza della Sacra Sindone, ha operato una divulgazione attraverso i suoi studi, le sue conferenze, i suoi libri. La sua è stata definita una fede alacre e fattiva, un vero e proprio apostolato, che ha convinto la giuria del prestigioso riconoscimento, che annovera tra i destinatari anche il Cardinale Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI, a rassegnare a lei il premio. È stata una piacevolissima sorpresa e sono molto grato a chi ha pensato di assegnare a me questo premio. Più di 30 anni interamente vocati al sacro lenzuolo sulla cui autenticità tanto si è parlato. L'autenticità della Sindone oggi non possiamo più metterla in dubbio. Certo, chi è quest'uomo? Ci si chiede, possiamo arrivare a dire che è proprio lui? Ma io dico, chi altro poteva dopo la crocifissione finire invece della fossa comune in una sepoltura regale? Che significato ha per lei? Che senso ha per lei la Sindone? Io ritengo come un quinto Vangelo, un Vangelo per immagine, diceva Orazio Petrosillo, è la fotonotizia dal Calvario, quindi è un'istantanea della morte e resurrezione di Cristo che certamente ci fa molto riflettere e certamente è un grande aiuto nel pensare che nel nostro cammino, spesso anche difficile nella vita, la Sindone indubbiamente è un grande aiuto, un conforto, un sostegno per la fede. E parlando proprio di cultura, non possiamo che nominare Villa Rubelli a San Zenone, che ormai è diventato un punto di riferimento culturale del territorio. Veramente possiamo dire che dall'inaugurazione di quella villa, avvenuta qualche anno fa, c'è stato un crescendo di attività, un punto di riferimento non solo per San Zenone, ma per tutto il territorio. Eventi si susseguono, mostre, serate, e questo fa ben sperare, perché il passaggio obbligatorio per una crescita della nostra società passa attraverso la crescita culturale. E sempre in ambito di manifestazioni, con il nuovo weekend di esposizioni per Bassano Expo, dopo gli sposi è tempo di nuove tecnologie. Romanticismo e tanta dolcezza, queste le parole d'ordine del secondo weekend di Dimmi Sì, la fiera degli sposi che da sempre rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario fieristico bassanese. Moltissime coppie sono venute a trovarci e è stata una fiera molto romantica, tant'è che anche una bambina entrando ha espresso il suo pensiero, ovvero mamma senti che profumo d'amore, una fiera comunque sia esteticamente che per quanto riguarda i professionisti presenti che ha dato molta soddisfazione. Domani e domenica nei padiglioni di Via Valsugana si cambia registro, spazio alle nuove tecnologie.
Abbiamo questo weekend ritorno alla Fiera Elettronica, terza edizione, gli altri due anni un grande successo e speriamo che quest'anno. Una fiera dedicata a tutti gli amanti dell'informatica e dell'elettronica in generale. 120 espositori da tutta Italia, per cui ci aspettiamo moltissimi visitatori da tutto il Veneto. E novità assoluta invece quella di Bassano Bici. Eh sì, 31 ottobre, 1 novembre parte questa edizione di Bassano Bici, richiestissima da tutti quanti e noi aspettiamo ovviamente migliaia e migliaia di visitatori. Una fiera, quella appunto della bicicletta, che in un territorio che della bicicletta è quasi una delle patrie, insomma, non poteva mancare. Sì, veramente, abbiamo di tutto, dalle attrezzature, abbigliamento, dalle calzature, abbiamo anche varie associazioni che prendono tutte le iniziative che ci sono nel Bassanese, che sono tantissime, sulla bici. E molte volte le manifestazioni sono legate anche al tempo, quindi vediamo insieme che tempo farà questo fine settimana con il generale Giancarlo Iannicelli. Grazie a una configurazione anticiclonica, quindi un promontorio tecnicamente detto, quindi presente soprattutto in quota, le perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre latitudini, quindi interessano in parte il nord Europa, al di là delle Alpi, e in parte purtroppo ancora intensamente le regioni del centro meridione, soprattutto d'Italia. Quindi tempo stabile un po' su tutto il territorio giuliano, all'insegna del sereno, prevediamo infatti per domani, ma anche per dopodomani, cielo in prevalenza sereno, ecco, nelle zone interne potrebbe avere, ma è molto localizzata, un po' di foschia, ma nulla di importante. Ecco, da domenica notte e lunedì potremmo avere un aumento della nuvolosità, ma senza alcun fenomeno. I venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature ancora 8-9 gradi le minimi, 15-16 gradi le massime, l'alta di gradi che è previsto da poco mosso a localmente mosso. E anche la pagina dell'Alta Padovana si apre con un incidente mortale avvenuto questa mattina alle 7 a Piazzola sul Brenta. Leopoldo Marsiglio, 67 anni, pensionato residente in paese, in sella al proprio scooter, si è scontrato con un autocarro all'incrocio, tra via Dalmazia, viale Camerini e via Fiume. Sul posto il personale medico del 118 e la Polstrada di Padova. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia, i mezzi sono stati sequestrati e l'autista del furgone è stato sottoposto ai prelievi di rito. Marsiglio, pensionato, ex carpentiere, lascia tre figli e la moglie Albertina. Cambiamo invece argomento, sindaco, e ritorniamo a parlare dell'economia del suo comune, perché è molto importante anche l'agricoltura, giusto? Diciamo che San Zenone è un'area di espansione per quel che riguarda la produzione del prosecco. Le richieste sono continue e noi, proprio perché vogliamo da una parte favorire questa attività, perché porta lavoro e porta ricchezza, porta valore aggiunto, dall'altra dobbiamo anche salvaguardare il nostro territorio. Abbiamo adottato un regolamento che pian piano sta entrando anche a regime, per cui accanto alla produzione delle viti ci deve essere la salvaguardia, lasciare degli spazi, dei territori, in maniera tale che la biodiversità si possa sviluppare, e salvaguardando anche la salute dei cittadini, usando mezzi meccanici adeguati, tenendo debite distanze dalle abitazioni, dalle piste ciclabili e dalle strade, ecco, creando un mix condiviso il più possibile per far sì che da un canto si possa sviluppare il lavoro e dall'altra i cittadini possano essere tranquilli e sereni, che viene tenuta presente la salute. Ed ora invece parliamo di sport. La capolista Cittadella e il Bassano Virtus tornano in campo domani alle 17.30. I Granata saranno in trasferta ad Alessandria, mentre i giallorossi attendono la Pro Patria, ultima in classifica. Sentite. È una squadra che è diversa rispetto all'inizio della stagione, quando comunque aveva grandissima difficoltà, non si conoscevano neanche, giocavano ogni tre giorni, anche una condizione fisica precaria. Io ho visto la gara contro il Cittadella e nel primo tempo, se una squadra meritava di vincere, questa era la Pro Patria. Fuori Martinelli, si recuperano invece i due squalificati del match con l'Alessandria, quindi insomma in campo potremmo vedere qualcosa di diverso rispetto a domenica scorsa. Sì, potrebbe essere anche qualcosa di diverso rispetto a domenica scorsa, però insomma i ragazzi ancora non sanno la formazione, questa settimana li ho tenuti tutti sul chi va là, domani quando lo scopriranno loro, poi dopo lo scoprirete anche voi, però quel che conta alla fine è che tutti comunque, quando sono stati chiamati in causa, hanno dato il loro contributo, a dimostrazione che è un gruppo
serio, di ragazzi che hanno voglia di fare bene e che spessissimo mettono in difficoltà l'allenatore nelle scelte. Ultima domanda, perché siamo al termine del nostro telegiornale, e quali sono i vostri prossimi impegni come amministrazione? Diciamo un passaggio importante sarà prossimamente un consiglio comunale nel quale, avvalendoci del piano di interventi, avremo modo di dare risposte a 30 cittadini, a 30 famiglie e a imprenditori in maniera tale che possano sviluppare le loro attività. Ecco, ci sono due aspetti importanti. Da una parte la voglia nascosta di guardare avanti, di mettersi in gioco, di affrontare la situazione pur difficile. Difatti ci sono ampliamenti di attività artigianali, ci sono attività commerciali, ci sono famiglie che hanno chiesto l'abitazione per i propri figli. C'è un risvolto però che denota il cambiamento che sta avvenendo nelle nostre società. Andremo a togliere dal territorio circa 7.000 metri cubi su richiesta dei cittadini. Questo perché le famiglie un tempo magari speravano e pensavano che la situazione economica permettesse, sia per la possibilità di lavoro sia per la possibilità di realizzare, di fare le abitazioni per i propri figli. Oggi sappiamo che i nostri ragazzi, i nostri figli magari trovano un lavoro distante, e questo porta a far sì che queste aree un tempo richieste per costruire magari l'abitazione per il figlio tornano aree agricole. Ecco, ci sono i due aspetti. E questo però fa anche riflettere, perché venendo meno il collegamento generazionale di vicinanza, un domani magari i nostri figli non avranno la possibilità di assistere i genitori perché saranno magari a Milano oppure saranno all'estero, e questi sono interrogativi importanti che chi amministra e soprattutto chi governa anche a livello nazionale deve porsi queste domande, perché a breve ci saranno tanti anziani che avranno bisogno di essere assistiti, e oggi lo facciamo, ma ci sarà sempre più bisogno di avere ulteriori risorse. Comunque bisogna guardare avanti, questo è un bel strumento, un passaggio importante, perché noi siamo là ogni giorno per dare risposte a quello che cercano i cittadini, favorendo il più possibile in questo momento tutte quelle che sono le possibilità e le opportunità che si aprono. Grazie, grazie mille Sindaco Mazzaro per essere stato qui con noi, e le auguro anche un buon lavoro. Grazie, grazie e buonasera a tutti i telespettatori. Io invece vi ricordo l'appuntamento con Agricoltura Veneta, e allora sentiamo alcune anticipazioni da Angelo Squizzato. Buonasera a tutti, una puntata di domani domenica di Agricoltura Veneta. Andremo a Milano all'Expo e vi porteremo davanti all'albero della vita, che è l'icona dell'esposizione internazionale. Con me ci sarà un gruppo di imprenditori di Venezia, con il presidente della CIA Paolo Quaggi e poi con una coltivatrice giovanissima. Lei ha appena 18 anni, che agricoltura delinea per il suo futuro? Io spero un'agricoltura molto avanzata e con l'uso di macchine innovative. E in rapporto a quello che è poi la mostra che ha fatto l'Expo dell'agricoltura mondiale, non c'è rapporto, nel senso che non tutti i paesi o quasi nessun paese ha veramente mostrato qual è la loro forza agricola, diciamo produttiva, qualitativa, rispetto a quello che è il bisogno che ha il mondo di sfamarsi. Vi parleremo quindi dell'aglio del Polesine, una terra che profuma di aglio, dove si coltiva il 90% della produzione veneta. Vi vedremo insieme con Lorenzo Bruniera, presidente della Retteria Soligo, il fiore dei formaggi veneti, quasi 400 presentati al Causius Veneti, organizzato a Villa Contorina di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. E poi tante, tante notizie. Buonasera a tutti. La legittima difesa, i profughi e altri temi caldi al centro della discussione questa sera a Focus, a partire dalle 21.05 con il nostro direttore Luigi Baccialli. Ci saranno anche Laura Puppato, Mariella Mazzetto, Riccardo Zumski, Paolo Zabeo, Raffaele Speranzona, Andrea Ferrazzoli, Luciano Sturaro. E in programma ci sarà anche il collegamento con Matteo Salvini e Luca Zaia, quindi una puntata da non perdere. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. We'll be right back.